Una buona serata e un sincero buon Natale da tutta la redazione di Teletruria. Apriamo con l'ambito più strettamente religioso di questa festività, infatti, oggi è stata la prima omelia natalizia del vescovo Migliavacca, andare, camminare e fare come i pastori, testimoniare. Il primo Natale del vescovo Andrea Migliavacca nella cattedrale di Arezzo. Nella messa solenne delle 10:30 un'omelia basata sulla testimonianza, il valore, lo stupore e soprattutto sulla semplicità dei pastori che vanno a raccontare di aver visto Gesù. Il vescovo ha sottolineato lo straordinario valore di Maria che tiene nel suo cuore le sofferenze del mondo e si è soffermato sui problemi della guerra e della fatica delle persone ad andare avanti, ma sentiamo la parte terminale dell'omelia. Cari amici, è Natale e allora andiamo a Betlemme. Con il cuore mettiamoci in cammino e anche noi potremo vivere queste risonanze nella nostra vita, cioè il cammino che è vivere davvero, la testimonianza che la nostra vita possa essere accompagnata dalla gioia, la gratitudine di chi vive la vita come dono, lo stupore di chi scopre che il dono di Gesù, il Dio con noi, è proprio per te, per la tua vita, e il silenzio che come Maria custodisce la vita nostra e degli altri nel cuore e le porta a Gesù. Così ripartiamo da Betlemme anche noi e siamo gente nuova, gente rinnovata, riempita dalla gioia del Natale. Perché amati, e ce ne siamo accorti a Betlemme, qui e in questa cattedrale, il Natale ti dice, amico, amica, ovunque tu sia, qualunque cosa tu abbia nel cuore, tu sei amato, amata, e Gesù che è nato cerca te. Ed infine l'augurio per tutti di un buon Natale. È Natale, carissimi amici, e a voi buon Natale. E a proposito del vescovo, nominato quello di San Miniato, diocesi attualmente retta dal vescovo di Arezzo, Cortona e Sansepolcro, Andrea Migliavacca. Si tratta di Don Giovanni Paccosi, sacerdote proveniente da Firenze. L'ingresso nella sua nuova diocesi avverrà il 26 febbraio prossimo e da quel giorno Migliavacca guiderà esclusivamente la chiesa aretina. E anche oggi, nonostante fosse il giorno di Natale, record di presenze alla Città del Natale. La città del Natale di Arezzo fa centro anche il 25 dicembre. Soprattutto nelle ore pomeridiane i visitatori hanno iniziato ad affollare le attrazioni, in particolare il villaggio tirolese, che vivrà il 26 dicembre la sua giornata finale. L'atmosfera è carica di attese perché proprio nel giorno di Santo Stefano l'iniziativa potrebbe centrare la cifra di 1 milione di visitatori. La caratteristica è che si tratta di una manifestazione che ha attratto soprattutto italiani, per lo più provenienti dal centro Sud, ma anche da Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, segno che la promozione dell'evento ha funzionato. Arezzo oggi ha mostrato una veste che è decisamente diversa da quella del passato e segna un netto distacco da quando il 25 dicembre le strade della città erano deserte. Quello che stupisce è che proprio le casette che propongono cibo sono state prese d'assalto anche nelle prime ore pomeridiane. Il 26 dicembre sarà una giornata strategicamente importante. Le attrazioni saranno tutte aperte ed in cerca, come detto, di un'ultima conferma. Poi, chiuso il villaggio tirolese, tutte le altre location resteranno aperte e visitabili con l'aggiunta della fiera antiquaria, che arriverà ad Arezzo il 31 dicembre e 1 gennaio per un altro weekend da tutto esaurito. E in serata la città ha mostrato lo stesso volto dei giorni in cui i negozi sono aperti. Un Natale da record per il passaggio, con tanta gente che per il giorno di Natale rappresenta un record assoluto. Cambiamo argomento. L'arrivo del nuovo treno blues in Toscana è stata l'occasione per delineare i programmi della regione nell'ambito del trasporto ferroviario. Sentiamo Luca Tosi. L'arrivo in Toscana del nuovo treno blues, giunto alla stazione di Firenze Santa Maria Novella e pronto al servizio, è stata l'occasione per fare il punto sul sistema dei trasporti in Toscana e sui progetti della regione.
Di per sé l'utilizzo del nuovo treno, al quale seguirà l'arrivo di altri esemplari, rappresenta un'accelerazione al percorso di rinnovamento della flotta dei treni regionali. E per il resto? Dobbiamo anche pensare che i servizi spesso nascono dal fatto che in alcune linee su due binari passa tutto il transito di interesse nazionale, quello che da Roma va a Milano e da Milano va a Roma. Pensate che sulla linea di Rovezzano ci sono su due binari i treni pendolari e nazionali, l'alta velocità, i treni tipo intercity di una certa velocità, tutto il traffico merci. Quindi come risolvere il prima possibile il passante sotto Firenze dell'alta velocità? E ieri ho avuto modo di rendermi conto che i lavori della fresa, ovvero per montare quello strumento che può perforare i 6 km e 300 metri, stanno andando veramente avanti e che a aprile-maggio potrà partire quello che è la perforazione che ci darà questa opportunità in futuro. Apriamo adesso la pagina politica. Il consigliere di Oraghinelli 2025, Simon Pietro Palazzo, insiste sulla proposta, trasferita in un atto di indirizzo, di fare ritornare la sovrintendenza ad Arezzo. Palazzo, voi nei giorni scorsi avete presentato questo atto di indirizzo che ha avuto un parere favorevole da parte del Consiglio Comunale relativo al ritorno della sovrintendenza, che va un po' in linea anche con la scelta che ha fatto la Giunta, visto che c'è stato questo accordo con la rete museale toscana, e il ritorno della sovrintendenza sarebbe un fiore all'occhiello. No, soprattutto non è un fattore solamente estetico o di fiore all'occhiello, è un fattore tecnico. La provincia di Arezzo è ricca di tesori artistici e culturali. Oggi siamo attrattivi per eventi, ma anche per la nostra storia che dobbiamo difendere e custodire. La riorganizzazione paventata delle sovrintendenze, diciamolo che a Rettondo, è stato un flop. Nel 2014, come sempre in quel periodo di eccessivo populismo, è stata decantata e non applicata, tant'è che queste riorganizzazioni sono avvenute in maniera sporadica, che si contano sulle dita di una mano, e accorpare Arezzo insieme a Siena e Grosseto, nulla togliendo ai comuni capoluoghi e alle province rispettive, non ha praticamente senso. Quindi noi ora chiederemo, abbiamo chiesto e abbiamo ottenuto, questo mi ha fatto anche molto piacere, un consenso trasversale su questo argomento. Sindaci mi hanno chiesto l'atto di indirizzo, io glielo ho mandato, lo proporranno in altre sedute di consiglio comunale di altri comuni della nostra terra aretina per sensibilizzare su questo tema. Il sindaco Ghinelli è fortemente favorevole a questa iniziativa e si è già attivato per prendere i contatti con il nuovo ministro della cultura. Invece Sergio Chienni torna a parlare delle criticità dell'ospedale della Gruccia in Valdarno, dei seri problemi e delle possibili soluzioni. Continueremo a far presente all'azienda sanitaria tutte le criticità, cercando di ottenere risposte per le esigenze dei cittadini della Vallata. Così il primo cittadino di Terranuova e presidente della conferenza dei sindaci, Sergio Chienni, in occasione del convegno organizzato per i 20 anni del presidio, commenta la situazione attuale dell'ospedale di Santa Maria la Gruccia. Ci sono delle criticità, a cominciare da carenze di personale, ne cito alcune: il centro trasfusionale è indubbiamente in difficoltà, la pediatria, così come altri reparti. Ci sono alcune cose che sfuggono anche alle possibilità della direzione generale dell'azienda sanitaria, perché per esempio alcune figure professionali proprio mancano perché è stata sbagliata la programmazione e la formazione a livello nazionale, però su altre bisogna assolutamente intervenire. Ci sono anche progetti in essere come quello relativo al pronto soccorso, che necessita di un ampliamento e di una riorganizzazione, quindi da questo punto di vista con i miei colleghi sindaci continueremo a perorare con forza quelle sono le esigenze dei 90.000 abitanti del Valdarno, anche per l'impegno che il mondo dell'associazionismo ci sta mettendo. Qui stamani li ringrazio, sono presenti tante associazioni e nel corso di questi anni hanno contribuito fattivamente a livello economico con donazioni per quanto riguarda i servizi oppure donazioni di strumentazioni. Credo che anche a loro doverosamente vadano date le risposte adeguate. Continuiamo a parlare di sanità. Importantissimo in questo periodo il vaccino anti-influenzale, quello contro il Covid, ma anche quello contro l'herpes zoster. Sentiamo le modalità.
Dottor Borri, abbiamo visto che la Regione Toscana sta facendo una campagna importante per quanto riguarda la vaccinazione in generale, ma anche la vaccinazione per herpes zoster. Di cosa si tratta e perché andrebbe fatta? Si tratta di una vaccinazione contro appunto l'herpes zoster, che è una patologia che nei soggetti che hanno contratto in età anche giovanile la varicella può dare delle recidive, appunto quello che viene chiamato comunemente il fuoco di Sant'Antonio, che è una patologia importante perché oltre diciamo all'interessamento del nervo periferico può interessare appunto anche generalmente l'organismo e quindi in soggetti soprattutto debilitati portare a delle complicanze importanti anche dal punto di vista respiratorio. Insomma. Come si accede alla vaccinazione? Dunque la vaccinazione viene fatta nei soggetti diciamo ultra 65 anni o comunque nei soggetti che presentano particolari fragilità, che sono quelle comuni dei soggetti fragili, per cui diciamo viene consigliata la vaccinazione per motivi legati diciamo all'immunodepressione, all'immunocompetenza. E chi invece vuole farla, perché magari ha questo desiderio? Beh, diciamo che queste sono le indicazioni della regione, queste qui sono le coorti a cui viene fatta la vaccinazione, poi al di fuori diventa una scelta diciamo libera delle persone di poter accedere pagando il vaccino e facendolo fare dal medico di famiglia. Torniamo a parlare del Natale, tutto pronto per la seconda uscita del presepe vivente a Castiglion Fiorentino, prevista nel giorno di Santo Stefano, considerato l'evento natalizio per eccellenza. Dalle ore 17 il centro storico si animerà con scene di vita dell'epoca. Grazie all'apporto di tanti singoli cittadini, di associazioni, circoli e rioni, saranno 150 circa i figuranti che riproporranno arti e antichi mestieri in una rappresentazione che cura i minimi dettagli. E domani il Gospel Festival farà tappa a Marciano della Chiana. Il Toscana Gospel Festival torna nella suggestiva cornice della torre medievale di Marciano della Chiana per un Santo Stefano tra musica e festa. In scena lunedì 26 dicembre con inizio alle 21:15 il gruppo gospel Nathan Mitchell and Voices of Inspiration a cura di Officine della Cultura. Nathan Mitchell, un affermato smooth jazzista americano, compositore, produttore, tastierista e polistrumentista, è diventato uno dei narratori musicali più rispettati del settore. Questo artista, vincitore di diversi premi, è noto soprattutto per la sua spettacolarità, talento unico, energia entusiasta e funk, come collaboratore di molti artisti vincitori nominati ai Grammys e Billboard. Con 3 nomination per Outstanding Jazz Album, una nomination ai Grammys, come produttore e compositore 7 migliori 30 canzoni di Billboard e 2 canzoni numero 1 di Billboard, Nathan Mitchell ha già uno spazio di rilievo nel settore dei grandi. A Marciano, nel Toscana Gospel Festival, presenterà anche il suo lato più intimo, quello di grande uomo di fede. Nei gospel e negli spirituals Mitchell ha ricevuto continui riconoscimenti in tutto il mondo per la sua voce calda e il suo talento innato. Un motivo in più per non perdere il suo concerto a Marciano. E dopo il presepe vivente di Castiglion Fiorentino parliamo di quello di Oliveto. Il piccolo borgo della Val di Chiana nel comune di Civitella riceverà domani alle 16 anche la visita del vescovo Andrea Migliavacca. L'incasso della manifestazione sarà dedicato alla ricostruzione della facciata della chiesa crollata in parte qualche mese fa. Il sindaco di Castiglion Fibocchi ha portato di persona i doni ai più anziani. A Castiglion Fibocchi è il sindaco in persona a portare gli auguri ed il regalo da parte dell'amministrazione comunale ai più anziani. Come negli scorsi anni, anche per questo Natale, l'amministrazione comunale di Castiglion Fibocchi ha voluto omaggiare con un pacco di Natale tutti i cittadini over 90 residenti nel piccolo borgo. Così il sindaco Marco Ermini, insieme agli assessori e ai consiglieri casa dopo casa, ha portato il saluto e consegnato un semplice regalo contenente anche l'olio di oliva prodotto dagli olivi
comunali. Gli auguri a tutti i cittadini da parte dell'amministrazione si sono scambiati con il concerto natalizio invece presso la chiesa dei Santi Pietro e Ilario, che ha ospitato la corale Santa Cecilia di Loro Ciuffenna, diretta dal maestro Daniele Dori, primo organista della cattedrale di Firenze. Altro appuntamento è il tradizionale pranzo degli anziani, che si svolgerà venerdì 30 dicembre, dove l'amministrazione offrirà e servirà il pranzo a tutti i cittadini over 75. Sentiamo adesso un'altra iniziativa natalizia, si tratta dei nottambuli della Croce Bianca di Arezzo. Sono persone comuni, con il proprio lavoro, impegni e famiglia, che hanno deciso di dedicare parte del proprio tempo agli altri con passione e professionalità. Non ci fermiamo per le feste, i sabati o le domeniche, siamo sempre a disposizione per la collettività e speriamo che a qualcuno possa venire voglia di seguirci ed unirsi a noi o sostenerci, dicono i volontari della Croce Bianca. Siamo uniti nel portare avanti il nostro impegno e cogliamo l'occasione per augurare buone feste a tutti e ricordare che noi ci siamo. E un'altra bella iniziativa è Nati per Leggere, un progetto che insegna ai più piccoli ad amare la lettura. A Castiglion Fiorentino l'appuntamento di dicembre è stato un vero successo. Primo appuntamento nella biblioteca comunale con Nati per Leggere, l'iniziativa che promuove la lettura anche ai più piccoli. Il progetto, che fa parte della rete nazionale dei Nati per Leggere, è volto a promuovere la lettura ai bambini sin dai primi mesi di vita, in collaborazione con la cooperativa sociale Coinè e con gli operatori del nido comunale Peter Pan di Castiglion Fiorentino. Come negli anni passati, presso la biblioteca comunale è stato allestito uno spazio appositamente dedicato a biblioteca per bambini, dove è stato possibile accogliere anche i bimbi più piccoli e dove gli operatori hanno letto ad alta voce le storie dei libri più belli, ha spiegato l'assessore alle politiche sociali del comune di Castiglion Fiorentino, Stefania Franceschini. Il primo appuntamento si è consumato martedì 20 dicembre ed è stato un vero successo. I prossimi incontri si svolgeranno sempre di martedì, il 17 gennaio, il 7 e 21 febbraio, il 7 e 21 marzo ed il 18 aprile. Il presidente Giani ha consegnato il Pegaso d'Oro alla Scuola dei Marescialli dei Carabinieri di Firenze. Il Pegaso d'Oro alla Scuola dei Marescialli dei Carabinieri di Firenze. È stato il presidente della regione, Eugenio Giani, che ha consegnato il massimo riconoscimento della regione. La cerimonia si è svolta a Palazzo Strozzi Sacrati ed è divenuta anche l'occasione per scambiarsi i doni in vista del prossimo Natale. Dopo aver ricevuto il Pegaso, il comandante della scuola, il generale Maurizio Stefanizzi, ha consegnato a Giani una lucerna, il copricapo dal pennacchio rosso e turchino indossato dai carabinieri in grande uniforme, e quindi una riproduzione in cristallo di una statuina di un comandante di stazione. Una bellissima giornata per noi, per i miei ragazzi soprattutto, perché sono loro che devono avere questa passione e continuare ad averla per servire le nostre collettività. Quindi vedere che istituzioni come la Regione Toscana, con la quale abbiamo un rapporto ormai centenario, ultracentenario, ci riconosca all'Arma e alla Scuola Marescialli questa valenza, ci inorgoglisce, ci conferma in un impegno che è costante ormai da 102 anni. La consegna del riconoscimento avrebbe dovuto avvenire già nel 2020, primo centenario dell'insediamento a Firenze della scuola. L'emergenza sanitaria ha costretto a rinviare la cerimonia di 2 anni. Oggi la scuola sottufficiali Carabinieri è una realtà molto importante e devo dire generale Stefanizzi mi ha spesso invitato anche a occasioni. È emozionante sapere che lì ogni giorno quasi 2000 giovani alle 8 sono davanti alla bandiera italiana con l'alza bandiera e saranno coloro che un giorno saranno diffusi su tutto il territorio nazionale. E quindi alla scuola sentivo che la regione dovesse un riconoscimento che si esprime con 2 anni di ritardo, ma c'era il Covid, un riconoscimento di questo genere volevo che fosse dato in presenza. Andrea Franceschetti scrive un libro dove elenca i rimedi contro il mal d'amore. Andrea Franceschetti, insegnante di Pieve Santo Stefano al liceo Città di Piero di San Sepolcro, anche scrittore, ha scelto Anghiari per presentare il suo ultimo libro, Rimedi contro il mal d'amore.
un testo presentato nella sala Officina delle Parole della Biblioteca di Anghiari per questa prima assoluta del suo nuovo libro. Gli abbiamo chiesto il perché di questo formato un po' particolare. Un volume molto particolare innanzitutto perché l'editore Forionda ha voluto naturalmente dotarlo di questa veste a 45 giri, come quelli che erano i vecchi LP che si trovavano con una canzone in fronte e una canzone in retro. Un libro da leggere, consumare in un attimo, che riporta quelli che sono i rimedi contro il mal d'amore, perché questo è un manuale curativo, terapeutico, per innamorati, delusi, disillusi, ingannati, traditi, non corrisposti. Naturalmente non è tutto frutto del mio ingegno, perché diciamo che è un featuring, una collaborazione, come ci sono fra Fedez e J-Ax, fra me e Publio Ovidio Nasone, poeta di età augustea che aveva scritto per l'appunto i Remedi Amoris. E che cosa abbiamo fatto io e il mio antico amico Ovidio? Io ho preso il suo libello di circa 800 versi, 400 distici elegiaci, li ho tradotti, ma li ho resi contemporanei, perché naturalmente i suoi esempi sul come curare il mal d'amore erano legati alla sua situazione storica, quella dell'età di Augusto, e io invece ho cercato di rendere contemporanei anche gli esempi per quelli innamorati, delusi, disillusi, ingannati, non corrisposti e traditi del 2022-2023. E con questi rimedi chiudiamo l'edizione natalizia del nostro TG, però questa sera, subito dopo di noi, appuntamento con TV Eventi, dedicato a Natale con gusto di Foiano della Chiana. Al termine prenderà il via la rassegna Natale in Classic, ciclo di film dedicati a due grandissimi attori del passato, Clark Gable e Spencer Tracy. Questa sera è la volta della prima parte dell'indimenticabile Via col Vento. La presentazione è affidata, come sempre, a Barbara Perissi e a Luca Bindi. Bene, io vi ringrazio per la cortese attenzione, vi auguro una buona serata, ancora un buon Natale e vi lascio a queste belle immagini del presepe. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Where the treetops glisten and the children listen to hear sleigh bells in the snow.